Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è la questione acciaieria. Dall'acciaieria non può che venire fuori un bagno di sangue per la sua esperienza? Cioè lei pensa che alla fine si potrà fare un corridoio vero e li faranno uscire da lì vivi? Guarda, io naturalmente giudico senza avere la mappatura delle forze e delle condizioni sul terreno. Però oggi io organizzerei una grande operazione di salvataggio di tutte quelle persone con delle forze speciali. Io immagino che sul territorio ucraino già ci siano delle forze speciali di altri paesi. L'armamento da usare è anche abbastanza sottomano. Guardi, l'acciaieria cioè, sarebbe... Come si fa un'estrazione? Quella è un'estrazione, giusto? Cioè, si arriva lì, si prendono queste persone e si portano in salvo. Stiamo parlando di forse 2.000 persone tra civili, militari, feriti. E come si fa un'operazione del Sì, io genere? penso che i russi abbiano lasciato a presidio della blindatura di questa acciaieria delle forze. Ecco, bisogna eliminarle. Allora, l'armamento ideale sarebbe un'arma non consentita che sono le bombe a grappolo, perché le bombe a grappolo si chiamano anche a saturazione di area. Si studia quanto è ampia quell'area, si lanciano delle bombe a grappolo in modo che ricoprano tutta l'area se fossimo sicuri che ci sono soltanto soldati russi, come mi sembra che sia. Se non fossero naturalmente utilizzabili per motivi etici le bombe a grappolo, bisognerebbe, ecco, quei droni di cui abbiamo parlato prima sarebbero l'armamento ideale perché colpiscono anche dei punti e individuano molto bene qual è l'obiettivo e sono molto precisi e Quindi sono si di prendono, diverse poi si graduazioni. portano fuori. Vabbè. Si bonifica l'area e si apre tutto e li si fa fuggire.